Quando parliamo del marketing e della comunicazione, ci concentriamo sempre su rendere perfetto ed efficace il nostro messaggio, e questo naturalmente è indispensabile, però viene sempre taciuto, sottovalutato un altro aspetto fondamentale, che è la memorabilità del messaggio. Riuscire a fissarci nella memoria e nell'immaginario dei nostri utenti significa essere presenti nella loro consapevolezza nel momento in cui loro andranno a operare una scelta d'acquisto. Ma come avviene questa cosa? Uno dei metodi più efficaci sicuramente è quello di privilegiare la costanza. La costanza è quello che va a insinuarsi nella quotidianità di qualcuno e va a orientare effettivamente quali sono le scelte di acquisto. Come per fare un esempio, quando dovete pensare a un amico, sceglierete sicuramente in maniera più istintiva quelli che sentite più spesso e che incontrate nel quotidiano, piuttosto che qualcuno che non sentite da molto tempo, perché rinnova la presenza nel vostro immaginario. Allo stesso modo, è molto più profittevole per una campagna di marketing piuttosto che investire un grosso budget in un tempo molto stretto e quindi, non lo so, magari spendere 1 milione di euro nell'arco di una settimana vi darà sicuramente molto meno risultati rispetto a investire un budget costante ma duraturo nel tempo. E questo perché le volte che noi guardiamo uno spot che magari è realizzato nella maniera perfetta da coprire quelli che sono la nostra identità, i nostri valori, i nostri bisogni, non è detto che in quell'esatto momento noi abbiamo bisogno di quella cosa. Allora l'abilità del marketer sarà quella di fare in modo che quella persona ricordi quella campagna nel momento in cui dovrà acquistare. E questo perché? Perché come noi vediamo sempre quando andiamo a individuare i cuori di bottiglia all'interno delle 6 fasi del processo di acquisto di un cliente, l'obiettivo principale è soprattutto quello di abbassare il costo contatto, quindi creare una fascia di utenti che ha continuamente in mente la nostra azienda, il nostro brand, e quindi automaticamente sarà sempre orientata ad acquistare verso di noi. Pertanto abbiamo detto che la costanza è uno degli elementi più importanti, ma facciamo un passo indietro. Come immagazzina informazioni, quindi come memorizza il cervello? Quando il cervello deve conservare un ricordo, lo fa attraverso una serie incredibile di sensi. Lo fa praticamente mettendo insieme il tatto, le emozioni che ha provato in quel momento, la vista, l'udito, qualsiasi senso sia in gioco nel momento in cui sta vivendo quell'esperienza o sta ricevendo quel messaggio. Cosa succede? Nel lobo temporale mediale del cervello tutte queste informazioni vengono ricombinate e si traduce quello che è il ricordo. Naturalmente il ricordo è qualcosa di estremamente flebile e nel tempo va a modificarsi. Addirittura dopo pochissimo tempo vediamo che già il 50% di quel ricordo è modificato in base a input esterni. E questo perché? Perché il ricordo serve semplicemente a porre le basi per costruire l'immaginazione. È molto interessante che durante delle TAC in cui dei neuroscienziati hanno studiato il cervello, nel momento in cui evocavano un ricordo, quindi tiravano fuori una memoria, si accendevano le medesime aree del cervello di quando si immagina. Allo stesso modo anche il marketing può fare in modo di stimolare una proiezione di quello, quindi attaccarsi ad elementi della propria quotidianità per immaginare la fruizione, l'acquisto e il prendere parte a quello che è l'offerta del nostro business. Il cervello privilegia e memorizza elementi che contengano 3 caratteristiche fondamentali. La prima cosa che si è studiata è quella che le persone tendono a ricordare meglio delle situazioni che hanno vissuto collegate a un tempo, volevo dire a uno spazio. Quindi molto spesso quando dobbiamo ricordare qualcosa è molto comodo per noi collocarlo in una dimensione spaziale, e questo avviene per esempio anche durante delle competizioni dove ci sono delle persone che mettono alla prova, addirittura gareggiano con la propria memoria, che utilizzano una tecnica che viene detta il palazzo mentale. Uscite. Cosa? Uscite, devo entrare nel mio palazzo mentale. Nel cosa? Non ci darà ascolto per un po', perciò sarà molto meglio andare. Nel cosa? Nel suo palazzo mentale. È
una tecnica mnemonica, una specie di mappa mentale. Lui si disegna una mappa nella mente, non è per forza un luogo reale. E lì deposita i suoi ricordi, teoricamente non si dimentica più niente. Non deve far altro che andar lì a ricercare. Questo suo palazzo potrebbe anche essere una casa, una strada. Sì. Ma se ha detto palazzo, deve essere un palazzo. Sì, potrebbe essere. Il palazzo mentale altro non è che prendere un ambiente a noi familiare che conosciamo bene e ripercorrerlo. Nel mentre lo si ripercorre, si vanno a incontrare quelle che sono le immagini o i concetti che stiamo cercando di ricordare. Allo stesso modo, il marketing può inserire un elemento di familiarità che può servire in qualche modo a legarsi meglio a quello che è l'immagine. Abbiamo visto che la parte del cervello che ricombina tutte le informazioni che noi uniamo nel ricordo è il lobo temporale mediale. In questa fase sono presenti l'amigdala e l'ippocampo. L'amigdala soprattutto è responsabile della gestione delle emozioni, per cui l'elemento emozionale, come si è detto milioni di volte in miliardi di lezioni sul marketing, è fondamentale. Quindi una pubblicità, una campagna, una strategia di marketing che è in grado di suscitare un'emozione, quindi di accendere quel tipo di immagazzinamento legato all'emotività, all'emozione, alla sensazione, sicuramente avrà una portata molto maggiore. Altro elemento, una delle tecniche per memorizzare, è quella di riempire i vuoti. Per esempio, se dobbiamo ricordare una serie di parole o una serie di numeri, il cervello tenderà a riempire quei vuoti creando una narrazione. Questa narrazione permetterà di collegare queste parti e ricordarlo con più facilità. Questo ci porta naturalmente a concludere che il terzo elemento, oltre allo spazio e alle emozioni, è chiaramente la narrazione, quindi la storia che mette insieme tutti questi elementi. E cosa nel marketing insegna a mettere insieme, ad assemblare tutte queste cose? Chiaramente lo storytelling. Quindi aggiungere una componente che riesca a superare, cioè che riesca a mettere insieme la storia, lo spazio, le emozioni, attraverso una narrativa avvincente, una narrativa in cui le persone possono riconoscere parte di se stesse, parte della loro quotidianità, immedesimarsi e provare a vivere appunto delle sensazioni, è il modo migliore per restare memorabili. La memoria all'interno del cervello si divide chiaramente in memoria implicita, che sono quelle per esempio di quando impariamo ad andare in bici, oppure di quando nuotiamo, insomma cose che immagazziniamo e lo facciamo in maniera spontanea e inconsapevole. E poi c'è quella esplicita, che chiaramente è quella semantica, quindi date, informazioni, diciamo quando studiamo per esempio date storiche, parole, numeri, insomma è quella là proprio di dati, immagazzinamento dati. E poi c'è quella episodica è quella collegata, ecco, con tutto quello che abbiamo detto, quella collegata a un'esperienza che noi viviamo, che immagazziniamo, facciamo nostra, e ci servirà a costruire il nostro futuro e ci servirà e sarà determinante nella proiezione della nostra immaginazione. Se riusciamo a entrare nell'immaginazione, nelle proiezioni future, quello che sono i nostri utenti, avremo creato una relazione long term. E come in mille occasioni abbiamo avuto modo di affrontare, la relazione long term è quella più remunerativa, è quella che paga meglio in termini di risultati per il nostro business. Spero di essere stata chiara, ma se ci sono ancora delle domande, come al solito, sono super contenta di parlarne. In più voglio concludere suggerendovi una serie di documentari molto brevi che si chiama In poche parole, stanno facendo su Netflix, e uno di questi è dedicato proprio alla memoria, quindi avrete anche l'opportunità di poter approfondire questo mondo così affascinante. Per oggi è tutto, ci vediamo a martedì prossimo.